come mai questo numero? Sì. Questo numero è il numero di Fortunio. Fortuna in Italia. Poi... Chi te lo ha detto che era il numero della fortuna? Il mio propagatore. Sì. Lui te l'ha suggerito. Lui mi ha detto prendi 13. Mi piace 13. E ti sta portando fortuna? Sì. Adesso sempre lo prendo 13. Hai imparato subito l'italiano? Sì, perché per me parlare è importantissimo, anche perché prima non ho conosciuto nessuno, mi piace parlare con la mia squadra, con mister, con tutti. E con il barese come te la cavi? Barese, napoletano... Hai imparato tutti i dialetti? No, però napoletano è un'altra lingua. Barese, poco. Quali sono le parole che hai imparato in barese? Oppure le frasi? Ciccio sempre mi ha detto Panzarot. E invece di Bari che cosa hai già visto? Cosa hai visitato? A Bari vecchia, ho visto una volta il centro, ma anche i posti fuori di Bari. Che hai preso? Vediamo. Cappuccino e un cornetto. Quindi proprio subito tradizioni italiane. Sì. Come ti trovi qui? Benissimo. Mi piace questa zona, anche perché è vicino allo stadio, al centro. E qua tranquillo. La cucina mi piace italiano. Qualche volta quando mia madre viene qua, sempre mette tipo di Surinam diverso, ma mi piace la cucina italiana. Orecchiette sì mi piace, ma pesce è il mio preferito. Sì, la mia prima volta io stato in tribuna una partita in Coppa Italia contro Cremonese. Subito mi è piaciuto allo stadio, la gente, tutti i tifosi. Io ho giocato in Amsterdam Arena, PSV, anche grande stadio, ma qua è troppo diverso perché i tifosi, non lo so, in Olanda non uguale. Quando io ho iniziato a giocare... Chiediamo scusa, sì. Vuoi fare la foto con il mio amico che è il tifosissimo del Bari? Manco l'avevamo detto che ti fermavano per strada. Ma stai bene a Bari, sì. E forza, dai, che sei fortissimo. Senza emozionarti, no, calmati. Assolutamente. Ok, Serie A. Dai. promesse e debito. Sai che è un termine, è un diciamo un proverbio. Glielo prometti che andate in Serie A questo? Sì, gli hai promesso, me l'ha promesso. Promesse e debito. No, io ho promesso niente. dopo il mio esordio, Tonucci mi ha detto prendi qualcosa per la squadra, hai dovuto offrire, ma io che cosa hai offerto alla squadra, che cosa hai portato? Prima io non lo sapevo, focaccia o... Allora Mikai mi ha detto prendi focaccia. Che cosa è focaccia? E poi
Io ho visto focaccia. L'hai comprato per tutti? No, mi piace focaccia, ma non tantissimo. Preferisco proprio pizza. Figlia sì, una foto. Ti riconoscono tutti, è incredibile. Vuoi che te la faccia io? Pensavo che sarebbe solo preso per un venditore di caffè. Ma fanne una con lui, dai. Ah, cappelli. Scusa, aspetta, ne vuole fare un po'. Posso? Un secondo? Sì, grazie. Perché mio padre è bestia. per quello... Lui vi allena? Sì, prima lui ha fatto... combat sì. Per Inghilterra tanti anni, adesso lui è un allenatore a Nord America. Però non di calcio? No, non so che è successo, ma lui è più forte nel mondo. Aspetta, io ho una... immagine di tuo padre? Sì. È super super muscoloso. Sì. Lui è 58 anni. È per quello. Quindi, ma tu come hai cominciato a giocare a calcio? Prima in Olanda è normale, la prima sport è calcio. Tu fai calcio, poi un altro? Basket. E l'altro ancora? Karate. È un piccola... Ah, anche una sorella? No. Ah, anche... un altro fratello sì, piccolo? Ma lui è 9 anni. E che farà lui? Un altro sport ancora? Lui piace calcio, ma penso lui... la strada è American football, perché lui abita qua, abita la... con lì. Tuo padre? Sì. Ma tuo fratello che gioca a basket, gioca in Serie A di basket in Spagna? Sì. Dove sì. Gioca? Vicino a Madrid, La Roda. No, ma tutti i fratelli hanno un'altra mamma, eh. Ah, ok. Cioè tutti con mamme diverse? Sì, sì. E sono tutti quanti poi olandesi, tuoi fratelli? No. Due Inghilterra. Forza Bari. Mio fratello in Olanda è olandese. Piccolo. Senti, facciamo una rottamazione. Ireland, come si dice Ireland? Irlandese. Irlandese e giamaicano. 8 anni fa ho iniziato un po' di pianoforte, scuola. Prima non lo sapevo come suona, ma dopo la prima volta mi hanno detto prendi un pianoforte perché sei bravo. E poi io ho provato sempre. E qui ti manca? Sì. Quando io vado a Amsterdam, sempre 2-3 ore. Ma ti piace il pianoforte classico? Sì, classico. Sempre classico, raramente moderno. Non vedo tatuaggi, però sulle gambe ce li hai, cioè sei un appassionato di tatuaggi. Sì, ho due. Prima sempre, io facevi sempre di ho più. Detto mai tatuaggi, ma mia madre ha fatto... non disastro, però adesso sta bene, ha fatto cancro per tanti anni e poi io decido. Per lei quindi hai sì, fatto? Sì, per lei. E ce ne hai due sulle gambe? Sì, una anche per me, una parola, mio padre sempre mi ha detto non piove, non fiori,
No Rain No Flowers, sinistra e destra, un tatuaggio significa per me la vita, per mia madre prima non lo sapevo che succedeva, ma adesso beh, sta bene. Guardate qua. Okay. Grazie mille. Grazie.